Alta giornata di fuoco oggi nel territorio etneo. Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi nelle contrade Cavalluccio e Parlata in territorio di Adano. In fiamme, macchia mediterranea e altra vegetazione del posto che hanno messo a dura prova le squadre antincendio di Adano della Forestale. Guidati dal comandante Roberto Liotta e da Michele Scuderi, gli uomini della Forestale sono stati impegnati a fronteggiare da terra le fiamme, ma si è reso necessario anche l'intervento di due elicotteri della Forestale per arrestare l'avanzata del rogo. Le fiamme sono state domate intorno alle 16, ma sino a tarda sera si è proceduto alla bonifica dell'area in questione. Complessivamente sono stati circa 50 i lanci di acqua dei due velivoli, ma importante si è rivelato ancora una volta anche l'intervento da terra da parte delle squadre antincendio della Forestale, che hanno circoscritto l'avanzata del rogo nelle zone più impervie. Proprio in giornate di grande emergenza come quelle di questi giorni, il ruolo delle squadre antincendio diventa fondamentale. Questi uomini sono sempre i primi ad arrivare e a loro va riconosciuto merito e impegno, e nonostante la carenza di mezzi operano fra mille rischi e pericoli, come le cronache di questi giorni hanno riportato, con operatori spesso feriti nel corso di massacranti interventi.